Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Tre piccole considerazioni su queste letture e su tre aspetti che uno nella lettera romana e due il Vangelo ci invitano a considerare. La lettera romana ci presenta il dramma interiore dell'uomo, anche dell'uomo che è giustificato dalla grazia di Dio con noi, che dovremo vivere, spero, insomma, in grazia, che vive dentro di sé questa esperienza drammatica, questo brutto conflitto. Io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. C'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Proprio quando mi metto in testa di fare qualcosa di buono, vedo che tante cose si alzano dentro di me e faccio il contrario di quello che vorrei. Penso che questa esperienza l'abbiamo fatta tante volte tutti quanti. Purtroppo questa è una delle eredità della colpa d'origine che ha, diciamo, ferito la nostra natura umana in questo modo, che purtroppo se noi lasciamo, come dire, la nostra persona, la nostra facoltà senza le briglie, anziché andare verso il bene come sono state create da Dio, purtroppo precipitano verso il male. E quindi tutta quanta la nostra santificazione consiste proprio in questa progressiva riacquisizione del dominio di noi stessi in forza della grazia che Dio ci dà attraverso la preghiera e i sacramenti, per riuscire a incanalare verso il bene quelle energie che purtroppo adesso sono diventate come delle schegge impazzite e che ci fanno tribolare. Quante volte fammi sta calma, fammi sta tranquillo, e poi la prima volta uno via, salta, e è questo, è una realtà con cui dobbiamo fare i conti, dobbiamo conoscere e dobbiamo sapere che con l'aiuto della grazia, ma anche però con molta fatica da parte nostra, che dobbiamo sempre stare pronti a rimboccarci le maniche, può essere dominata e messa sotto controllo. Nel Vangelo Gesù si ricorda due cose. Primo, l'importanza del retto discernimento. Dice ai suoi contemporanei: dunque, quando vedete i fenomeni atmosferici siete in grado di capire bene che è una pioggia e così accade perché vedete una nuvola sulle sedie da ponente oppure altre cose, so che lo scirocco vedete ci sarà caldo e così accade, cioè, come mai non sapete giudicare questo tempo? Ecco, Gesù era presente in mezzo ai suoi. La presenza di Gesù era stata annunciata da profeti, tutto quanto l'Antico Testamento, che a differenza di noi che oggi con la Bibbia stiamo messi tutti così e così, i contemporanei di Gesù la Bibbia la sapevano quasi a memoria, erano obbligati a saperlo, eppure hanno visto colui che concretizzava tutte le profezie e non hanno riconosciuto qualcuno, addirittura l'abbiamo visto nei giorni scorsi, l'ha scambiato per diavolo, c'è cioè il nome del Beelzebul che compie i miracoli, il nome del principe dei demoni. Su questo dobbiamo sempre fare attenzione a saper riconoscere le grazie e le visite di Dio ed accoglierle. L'ultima cosa è stare alla larga da ogni forma di litigiosità. Quando Gesù dice sta attento e quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, è meglio che lungo la strada cerchi di metterti d'accordo, perché se cominciate a fare una guerra, rite, e il giudice poi ti consegnerà l'esecutore, io ti assicuro che non riuscirai fuori fino a quando non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. E ogni volta che commento questo passo ricordo i 20 vite trascorsi, grazie a Dio non troppo lunghi, nei tribunali civili, e so quanto litigano con gli italiani per questioni, insomma, quasi sempre di soldi. Ma noi abbiamo uno stile, dobbiamo imparare uno stile in quanto cristiani, questo non soltanto per le questioni economiche, per gli interessi, anche proprio come stile ordinario, cercare sempre di trovare l'accordo e la pace con tutti, non creare tensioni, discordie, disordini. Hai visto anche che vogliono sempre fare a me, quindi creo. Il nostro stile deve essere lo stile che tende sempre a pacificare, a trovare un accordo, a fare un passo indietro, non impuntarsi su tante questioni. Meglio che abbiano ragione gli altri, ci faccio quello che dicono gli altri, piuttosto quello che penso io, anche se quello è più giusto, purché si salvaguardi la concordia, l'amore e la pace. Questo vale solo innanzitutto nella vita dopo della Chiesa, quindi della nostra comunità, a tutti i livelli, così vale nella vita familiare, così vale nei rapporti interpersonali. Chiediamo a Gesù che ci aiuti a
ad avere questo stile appunto pacifico come il suo, ci doni sempre la forza per poter vincere le nostre passioni disordinate, per avere il dominio di noi stessi e la luce per saper discernere i segni della sua presenza, i suoi doni, per poterli accoglierli e valorizzare e crescere giorno in giorno sempre più e sempre meglio in giustizia e santità. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.